Ciao ragazze, benvenute all'ottava puntata di Selfie Makeup. L'argomento di oggi è lo smokey eyes. Oggi vedremo insieme ben due tecniche per poterlo realizzare. Partiamo dal concetto: che cos'è lo smokey eyes? Lo smokey eyes è una sfumatura che può essere fatta non soltanto di nero come tante pensano, ma può essere fatta di qualunque colore. La regola però fondamentale dello smokey eyes è che si deve partire da una base scura e si deve salire verso il chiaro. Quindi potete scegliere qualsiasi tipologia di colore, l'importante è che la base sia scura, quindi potete fare uno smokey eyes nero, lo potete fare grigio, lo potete fare marrone, lo potete fare blu, lo potete fare verde, insomma scegliete il colore che preferite. Inoltre potete scegliere tra colori opachi e colori brillanti. Ma ora, visto che è più semplice farvelo vedere che spiegarvelo, mi struccò e sono da voi. Eccomi qua. Ragazze, step 1. Se avete già fatto la vostra base trucco, vi consiglio di andare a utilizzare una cipria sotto l'occhio. In questo modo l'eventuale polvere che cadrà in eccesso si depositerà sulla cipria, basterà un pennello e poi la vostra base sarà impeccabile. Se invece fate prima l'occhio e poi la base, allora non c'è problema. Una volta fatto l'occhio, andate bene a pulire tutta la zona sotto e dopo fate la vostra base. Quindi io sono già truccata, vado a prendere un po' della mia cipria e la metto bene su tutta la zona dove potrebbe cadere l'ombretto. Oggi vi farò vedere due tecniche diverse per fare uno smokey eyes. La prima sarà un effetto sfumato fatto a pennello, mentre il secondo sarà molto semplice perché vi faccio vedere come fare un effetto grafico, quindi taglio netto, con l'utilizzo dello scotch. Allora, mi raccomando, prendete uno scotch da farmacia, quello per intenderci per mettere i cerotti, quindi adatto alla pelle, in questo modo non si creeranno allergie. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, è questo. Lo attacchiamo dalla rima inferiore, quindi ben frontali allo specchio. Seguiamo la normale curva dell'occhio e lo attacchiamo in questo modo. Bene, ora passiamo al secondo step. Dobbiamo mettere i chiari. Quindi vado a utilizzare proprio un colore bianco, oppure se volete potete mischiarlo con un panna oppure un colore avorio e andiamo a metterlo sotto l'arcata sopraccigliare. In questo modo all'interno dell'occhio, facciamo l'altra parte. Ve li faccio proprio vedere in simultanea e in questo modo potete già vedere la differenza. Ora prendo questo rosino e vado ad attenuare un pochino l'effetto ottico di questo bianco che è un po' troppo sparato. Ora vado a scegliere un colore per la transizione, quindi sarà quello che farà da tramite tra il mio chiaro e il mio scuro. Quindi scegliamo un color cappuccino. E lo andiamo a mettere in questa zona. Ho scelto un pennello largo perché la sfumatura deve essere ampia. Se lo scotch tende ad alzarsi, mi raccomando, schiacciate bene e in questo modo non andrete sotto. Ok, ora saliamo ancora con l'intensità, quindi vado a prendere questo colore. E lo vado a mettere sulla piega, quindi tra la palpebra fissa e la palpebra mobile. In questo modo mi spingo un po' verso l'interno, cercando di depositare maggior prodotto verso l'esterno. Ok, facciamo anche l'altro.
Allora, aumento ancora l'intensità dello scuro, scelgo l'ultima tonalità e vado ancora più in basso rispetto a prima. Vedete proprio l'effetto dallo scuro al chiaro. Adesso andiamo a fare l'ultimo passaggio, andrò proprio a utilizzare un nero, quindi prendo proprio il mio nero e lo metto proprio attaccato alla rima superiore, quindi alle ciglia. Questi passaggi mi piace farli con lo stesso pennello perché in questo modo automaticamente tutti i colori si sfumano. Ricordatevi sempre l'effetto dello smokey eyes che deve essere dallo scuro al chiaro. Ora prendo un pennello da sfumatura più ampio, riprendo questo colore e vado a sfumare dallo scuro al chiaro, cercando di mischiare bene tutti i colori. Vedete, trascino un po' di colore verso l'esterno con piccoli movimenti. Ora facciamo la parte di sotto. Inizio con questo colore, che sarà quello che prenderà la zona più ampia. Ora utilizzo il marrone più scuro, prendo il pennellino più piccolo e sto ben attaccata alle ciglia. In questo modo. E finisco col nero, stando proprio ben attaccata ancora di più alle ciglia. Mi congiungo con la parte finale. E qua mi congiungo con la sfumatura esterna, in questo modo. Ora, ultimo passaggio, prendo un pennello grande da sfumatura, scelgo un illuminante tra questi, vado ad utilizzare questo sul rosato e lo vado a mettere dove avevo passato i chiari. E in questo modo vado ad aumentare ancora di più il contrasto. Ho una luce sempre pessima da questa parte, mannaggia la finestra. Non vedo niente. Fantastico. Bene, gli ombretti li abbiamo sfumati, ma cosa manca? L'eyeliner. Quindi passiamo la nostra bordatura. Intensifico un po' le mie sopracciglia. Pieghiamo le ciglia. Mascara. Per chi non avesse visto come mettere il mascara, guardatevi il video. Ragazze, lo smokey eyes si accompagna benissimo con le ciglia finte, quindi se le avete, mettetele e vedrete che avrete ancora di più un'apertura maggiore verso l'esterno.
voglio ricapitolarvi tutti i passaggi. Step 1, andate a mettere la cipria sotto l'occhio se avete già fatto la vostra base. Step 2, posizionate i chiari. Step 3, scegliete un colore cappuccino per la transizione, quindi quello che sarà il colore tra il chiaro e lo scuro. Step 4, scegli un colore un po' più scuro e cerca di non andare oltre la piega della palpebra mobile. Step 5, scegli un colore ancora più scuro e abbassati un pochino verso la rima ciliare. Step 6, prendi l'ultimo dei tuoi colori scuri, quindi potrebbe essere un nero, un grigio scuro, un marrone. Scegli un colore piatto se vuoi andare a intensificare l'effetto e se lo vuoi intensificare ancora di più, bagna il pennello e mettilo proprio attaccato alle ciglia. Stessa cosa, ripeti tutto sulla palpebra inferiore, quindi scegli tre tonalità, il colore chiaro, il colore intermedio e il colore scuro. Ora non ti resta che completare il tuo smokey eyes con eyeliner, mascara e se vuoi ciglia finte. Chiudo gli occhi per farvelo vedere. Com'è, ragazze? Vi piace l'effetto? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Il tutorial è finito, come sempre, spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile. Se il video vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti, cliccate sulla campanella e condividete questo video che sicuramente mi farà piacere. Ragazze, vi saluto, un bacio grande e ci vediamo con il prossimo tutorial. Ciao, alla prossima!